a Sanremo 2024, Bunker 44. Come state? Benissimo. Contentissimi. Carichi a molla? Da Dio. Carichi. Allora, questo Governo Punk, raccontateci questo pezzo, che cosa volete raccontare con Governo Punk? Il caos in contrasto con l'organizzazione. Sì, un disordine organizzato molto bene. Una mia curiosità, com'è lavarsi i denti con il gin? Chi l'ha scritto? Allora, molto buono, consiglio se la sera prima si è fatto festa, così il sapore è già rimasto un po'. Dipende quale marca. Poi, esatto, serve un gin di qualità. Gin mare. Un gin giapponese può funzionare. Più profumato. Sì, gusto orientale. Primo Sanremo per voi, che cosa vi è sembrato? La vostra esibizione, secondo voi, com'è andata? È andata bene, però davvero speriamo di fare ancora meglio. Ci siamo divertiti, ci siamo preparati tanto e quindi siamo molto soddisfatti. Soddisfattissimi? Molto. Siamo preparati, siamo pronti. Due cose sulla cover, una cosa molto particolare con Pino D'Angiò. Ma quale idea? Come è venuta fuori questa idea? Come tutte le idee. Che idea. Per caso. E poi che idea. Che idea. Cioè, il pezzo comunque è risaltato fuori, è diventato virale negli ultimi mesi, quindi ci è saltato in mente di farlo. Abbiamo conosciuto Pino, è una persona fantastica, ci siamo trovati super bene e siamo convinti che vi faremo divertire. Sicuramente. Siamo convinti anche noi. Un'ultima cosa vi aspetta dopo il festival? Ah, sicuramente un tour che parte ad aprile, tanta musica, e speriamo di spaccare. Il live è la vostra dimensione? Sì, assolutamente. Venite a vederci per capirlo. Anche lo studio, cazzo, ci divertiamo tanto a fare musica insieme. Non è solo, cioè live comunque siamo sei comunque ragazzi, quindi siamo belli agitati. Però fate casino. Ci divertiamo anche in studio. La prova del live è la conferma, è la prova del 9. Disordine organizzato, Governo Punk. Un saluto a Spettacolo Mania.